nell'ambito della ricorrenza dei 140 anni del David abbiamo accolto subito la richiesta della direttrice Holberg per partecipare e far parte di questo evento che è importante per la città, per la cultura. Per noi in quanto Accademia abbiamo sempre più bisogno di farci conoscere. Questo è un concerto gratuito, siamo contenti di essere qui e di svolgere il nostro ruolo nei confronti della città. Questa Accademia dei Giovani, pensare che vengono da tutto il mondo per perfezionare l'arte del canto, dell'interpretazione, vengono a imparare la lingua, la cultura, la storia italiana, oltre che a perfezionarsi nel canto lirico. Quindi è sicuramente una struttura che va conosciuta, che va apprezzata, e quindi concerti come questo, in un luogo come questo, fanno sicuramente bene. Sono all'inizio proprio della loro carriera, già bravissimi, già tutti premiati, e ci sarà una piccola sorpresa, la bambina di 10 anni, Diana, che viene dall'Ucraina e che suonerà sul pianoforte, e questo lo trovo veramente pazzesco perché è bravissima. Siamo stati tra i primi musei a andare anche sui social proprio con un segnale di solidarietà insieme al Ministero della Cultura dell'Italia, perché un'aggressione di questo tipo non è assolutamente accettabile. Questa sera inizieremo con un sonetto di Britten tratto da un sonetto per l'appunto di Michelangelo, un testo di Michelangelo, e proseguiremo con una selezione di brani tratti dall'Attile e dall'Ernani di Giuseppe Verdi. L'opera lirica è uno dei fulcri principali della cultura italiana, credo sia molto interessante eseguire questa musica in questo luogo e insomma assistere comunque a un'interazione fra arte e fra aspetti importantissimi e fondamentali della cultura italiana. Sicuramente l'opera italiana, non solo quella verdiana, rappresenta nel mondo un patrimonio abbastanza importante dal punto di vista culturale. In particolare Verdi è un compositore che tratta delle tematiche estremamente moderne. Un artista giovane sicuramente può rivedere delle tematiche della propria patria e anche della propria vita nelle opere che sono state scritte. È una grandissima esperienza per me, perché è la prima volta che faccio un Verdi davanti a gente, quindi sarà una bellissima momento per me. Spero che mi rimarrà per sempre. Abbiamo stretto delle bellissime amicizie con tutti i colleghi che vengono da ogni parte del mondo. Sicuramente per loro è una bellissima occasione venire a studiare qui in Italia, che è la patria dell'opera e di compositori importantissimi come Verdi, che eseguiremo stasera, Puccini, tutto il repertorio anche belcantista. Per me è cambiata la vita, perché ho studiato in Austria, che è un'altra tradizione di cantare, ma qua ho studiato di cantare, come dicono, bel canto. Sono molto contento, mi sento fortunato di essere qua nell'Accademia. Anche cantare qua per i pubblici italiani e fiorentini. L'atmosfera in cui cantiamo stasera ci ispira di più, un'atmosfera di arte intorno e sotto la statua di David, è una cosa molto emozionante per noi.